Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo sortino dedicato all'educazione. Oggi infatti cercheremo di dare un chiarimento su questo concetto così complesso e che spesso viene frainteso o confuso con altri termini che possono sembrare simili, ma che in realtà dentro di sé nascondono grandi differenze. Infatti erroneamente a volte si possono confondere il termine istruzione con educazione, ma in realtà sono due cose molto diverse perché l'istruzione vuol dire proprio istruire. C'è un passaggio di informazioni da una persona a un'altra, il che non vuol dire educare, perché l'educazione mira invece allo sviluppo armonioso della persona e quindi non si limita a un trasferimento di informazioni da un individuo a un altro. Poi analizziamo il termine insegnamento, che deriva dal latino insegnare, vuol dire proprio lasciare una traccia indelebile nella mente di qualcuno e quindi nella mente, ad esempio, di un alunno. Anche questo non esaurisce completamente il senso dell'educazione, in quanto resta più che altro circoscritto a quello che è lo scopo educativo, che è appunto quello di lasciare un segno nelle menti degli alunni e di aiutarli a scoprire attitudini e propensioni, talenti che non si aspettavano di avere. Oppure il termine formazione, che è l'atto con il quale si forma qualcosa, e quindi ad esempio qualcosa che abbia un senso morale, oppure la facoltà di implementare delle abilità specifiche ai fini poi di realizzare qualcosa di concreto. Quindi si focalizza maggiormente sul modellare, sul dare forma a un qualcosa di esterno, mentre l'educazione ha lo scopo di trarre fuori, di andare a pescare quelle che sono le qualità singole di ogni individuo. Quindi partendo da queste considerazioni possiamo dire che l'educazione è un termine a sé e possiamo provare a definirlo. L'educazione può essere definita come un'azione esercitata in modo consapevole e intenzionale da parte di una figura, che è quella dell'educatore, che è volta a maturare nell'educando un mutamento duraturo e soprattutto profondo. Quindi questo che cosa vuol dire? Che va al di là di fargli conoscere tante nozioni teoriche o anche di sviluppare tante abilità pratiche specifiche, ma invece aiuta a promuovere lo sviluppo e l'affinamento delle sue capacità e delle sue facoltà. Per avere una visione più completa, poi possiamo riferirci al volume Introduzione alle scienze dell'educazione del grande pedagogista Mialaré, che dà al termine dell'educazione quattro significati principali. Ora andiamo a vederli tutti e quattro. Prima, l'educazione come sistema o istituzione. In pratica sono tutte quelle strutture che all'interno di una specifica società trasmettono conoscenze e valori agli educandi. In questo senso possiamo dare degli esempi come quella persona ha una tipica educazione italiana, oppure quello è il modello di educazione che portavano avanti gli antichi greci. Il secondo è quello di educazione come processo o azione nell'educare, e coinvolge più persone, ad esempio genitori e figli, oppure insegnanti e alunni, e anche i tanti ambienti che vengono frequentati proprio per realizzare questa educazione, quindi la famiglia, la scuola, eccetera. Il terzo è quello dell'educazione come contenuto specifico dell'attività di educare e proprio questo specifico ci fa intendere che si tratta di ambiti specifici della formazione culturale, ad esempio l'educazione musicale, l'educazione fisica oppure l'educazione allo sport. Il quarto invece vede l'educazione come un prodotto o un risultato di quelle che sono state le azioni educative. Per fare degli esempi, possiamo dire quel ragazzo è molto maleducato, oppure quella ragazza ha avuto un'educazione molto religiosa. Il secondo di questi quattro significati, quindi quello di educazione come azione, è sicuramente quello più significativo, quello più importante, anche perché coinvolge attivamente una pluralità di soggetti come genitori e figli, oppure insegnanti e allievi, eccetera. Quindi nei prossimi video andremo ad analizzare proprio questa azione educativa e tutte le figure che sono coinvolte. Io vi saluto e vi rimando alla prossima.